La Sapienza apre le porte agli appassionati dell'informatica con la Lectio Magistralis, tenuta dal professor Silvio Micali, il primo italiano vincitore del premio Turing 2012. Per aver apportato numerosi contributi in vari campi dell'informatica, ma soprattutto per le ricerche nel campo della crittografia moderna. Queste le motivazioni che hanno portato il professor Micali ad essere insignito di un riconoscimento che per molti è paragonabile al premio Nobel dell'informatica. Dunque, ci sono stati due aspetti: uno per avere sostanzialmente reso scientifica la crittografia, che è sempre andata avanti con molte euristiche, invece l'abbiamo fatto diventare una scienza molto rigorosa, e un'altra per le prove interattive, che è un nuovo sistema di prova che permette in modo interattivo di provare più teoremi e più efficientemente possibili di quello che si poteva fare prima. Rendere, diciamo, da una parte più sicuro i dati. Adesso noi, i nostri dati non risiedono neanche più nel nostro computer, noi li mettiamo appunto sull'etere, diciamo così, sulla nuvola, on the cloud, e quindi ci sono grossi problemi di sicurezza, vogliamo che ci sono anche problemi di autenticazione, lei non sa più se parla con me o con uno che fa finta di essere me, quindi abbiamo problemi di firma digitale, di sicurezza dei dati, e soprattutto secondo me ci sono dei modi per aumentare la correttezza e la riservatezza insieme, che possono essere utili non soltanto scientificamente, ma anche, diciamo, dal punto di vista del commercio elettronico e anche delle nostre interazioni tra umani. Ci permetteranno di interagire in modi che non sono adesso possibili. La crittografia moderna è la base di tutta la sicurezza informatica, dal commercio elettronico alla protezione dei dati e delle comunicazioni sensibili. E il professor Micali, secondo la motivazione per il conferimento del premio Turing 2012, ne ha posto le fondamenta, trasformandola da una disciplina artigianale in una scienza matematicamente esatta.